Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide e Chiara Channel. Questa sera mukbang con riso al sugo cucinato da me. E adesso ci sarà una variante. Bene ragazzi, andrò a metterci un cucchiaio. Ragazzi, è veramente molto buono, è stato molto bravo a farlo. Ci andrò a mettere un cucchiaio di ricotta. Perché mannaggia a me, mi sono dimenticato che non c'era il grana. Vediamo com'è. A me piace così, è buono. Ma io non so perché ho voluto fare questo. Però proviamo. Bene, buon appetito. Buon appetito, amore. Anche te amore. Per chi piace, a chi piace la ricotta non è male, ragazzi. Non esagerare. Non esagerate, perché poi magari dà la nausea, ma è buono, ve lo assicuro. Non è più dolce, anche se comunque non è dolce la ricotta. Allora. Siamo al massimo, una punta ce la voglio mettere. Top, qui è pulito. Una punta proprio. Così, ecco. Ragazzi, io vi devo confessare che comunque con la quarantena mi sto esaurendo, ragazzi. Anch'io, mamma mia, mi sto avendo la depressione. Immagino povera. Poi c'è anche il rumore di martelli. Attenzione. Ma sai, è buona questa variante con un piccolino di ricotta? Io c'ho 5 forchette, 5 coltelli. Bravo, amore. Io mi immagino, poveretti, tutti gli infermieri, i dottori, però speriamo che finisca al più presto, dai. Tanto ricordiamoci, meglio la salute che le vacanze si possono fare quando si vogliono. La salute c'è una volta sola. Veramente uscite solo per fare la spesa e basta. Sì, perché sennò da questa pandemia non se ne esce più. E poi con la mascherina e guanti non uscite senza. E non tiratevela giù un attimo, no. Tenetela sempre su. E anche se avete guanti, non importa. Puliteli con la mucchina. Lo stesso. È vero, sapete perché? Come se aveste mani nude. Perché comunque ho notato che in quasi tutti i supermercati, oltre che avere i guanti, quelli normali, la frutta, c'hanno anche la mucchina, il disinfettante. No, noi usiamo quelli lattice. Sì, però in alcuni in quasi tutti i supermercati, ragazzi, dicono se vuoi mettertela sul guanto, la mucchina, così disinfetti il guanto, così sì. Se tocchi è giusto le varie cose, il guanto comunque è disinfettato. Perché non si sa mai se uno, anche se c'ha il guanto, può essere comunque il guanto sporco. Non è che tutti fanno come noi, che noi ci mettiamo il guanto per entrare a fare la spesa, poi via la spesa, prendiamo, lo buttiamo, andiamo un'altra parte, sempre a fare la spesa, ci mettiamo guanti nuovi. E meno male. E prima di metterci disinfettiamo le mani, cioè, le mani, quindi cioè. E meno male che ci sono un paio di supermercati che anche se tu hai guanti, cioè se non hai guanti ti danno loro i guanti da frutta, però prima la cautela col disinfettante. C'è un altro supermercato che nonostante i tuoi guanti ti dà praticamente, sono due sacchetti, non sono guanti, sono due sacchetti, protezione, ragazzi. È giusto, perché uno appunto viene da fuori col guanto, non si sa se è appena stato messo. È scomodo perché è un sacchetto, ti può scivolare, però. Secondo me è giusto, è giustissimo. Io mi sono preso un altro piatto di riso, ragazzi. Lo vuoi anche tu? Non lo so. Mangiamo solo questo, cioè non che mangiamo un secondo. Io però stavolta lo mangio.
Normale? Beh. Anch'io normale stavolta. Anche se, come avete potuto notare, ho messo proprio una punta di ricotta. Perché già la ricotta è dolce. La ricotta con gli spinaci è buona, oppure con un sugo e la pasta, ma proprio cucinata. A me la ricotta piace solo nei cannoli siciliani. Grazie amore. Quanto ne vuoi? Non troppo, eh. E comunque siamo qua. Così va bene? Ho detto, cioè guardate, gli ho detto non troppo. Metti non troppo. Non troppo, ma non è che le... Così? Stasera abbiamo da vedere un film che dobbiamo vedere oggi pomeriggio, ma non so se riusciamo perché mia moglie è stanca. Ma c'ho sonno. Perché mia moglie ha sonno e quindi non so se si riesce a vedere. Sì, perché mi sono svegliata prestissimo stamattina, non avendo niente, cioè avevo tutto orari sballati. Mi ha buttato giù dal letto a me. Non è vero. Comunque è meglio andare a letto presto, perché così al mattino ci si sveglia presto. Sì, ma poi cos'è brutto? Che ti svegli durante la notte? Allora, poi... se, no, se dormi a una certa ora, tutto questione comunque che in casa si deve fare, bisogna inventarsi l'impossibile per arrivare alla sera stanchi. Di che vento c'è fuori? Sì, decisamente meglio così perché con la ricotta è un po' pesantuccio. Però provate, ma provate soprattutto quando lo fate, se lo farete, con le scaglie di grana. Perché le scaglie di grana fanno fatica a sciogliersi, quindi è ancora più buono, ragazzi. Sfila tutto. O se non, un'altra variante, la mozzarella per pizza. Insomma, in cucina bisogna provare, ci bisogna sbizzarrirsi. Non si può uscire di casa? Proviamo a divertirci in cucina. Invece la prossima ricetta che vi voglio fare è proprio io fatta in casa. Faccio io proprio l'impasto e tutto. Mi faccio la focaccia pugliese, quella con i pomodori, che la faccio lievitare io. Quindi una delle prossime video ricette sarà questa qua, la focaccia, proprio la soffice pugliese. Quella è una bomba. Quella è una bomba. Io invece il prossimo mukbang voglio farlo con lo bel pezzo di stinco. O con una bella fiorentina, da così. Invece farlo col pesce che non lo fai mai. Buono amore. No. Però il pesce non va preso sul gelato, ragazzi, perché togli quel sapore. Ti voglio fare il polpo con le patate. Quello è buono. Polipini, calamaretti. Non parliamo di pesce, ragazzi.
Ragazzi, come vedete, come dice Benedetta Parodi, ma io dico dado, cotto e mangiato. Ragazzi, mi ha soddisfatto, però voglio impegnarmi di più a fare ricette prese da me. È una cosa difficile che non farò adesso perché diciamo che fare le ricette io andrò su YouTube per vedere come si fanno, perché io cucinare, ragazzi, sì, ho cucinato, però banalità, ragazzi, patata al forno e robe così da chef di ostello, chef di ostello, da cuoco d'ostello. Bene amici, io vi saluto, vi ringrazio e spero che questo mukbang vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, e spero che appena lo guardiate vi farà piacere pranzare o cenare con me. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro, al fatidico canale Chiara d'Alessandro ASMR. Io vi do un grosso bacione, il solito Ia, e ciao! Ciao.